Quindi cerchiamo di capire un attimino dov'è. Oh mio Dio, ragazzi, cosa? Quanti pacchi di droga se ci sono, ragazzi, che tra l'altro vengono imbustati in giocattoli. Nairobi e Denver si sono schierati contro di noi. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, come gozzo che vi sto parlando. Spero che siate carichi a bomba perché è in arrivo quest'oggi nuovo episodio della serie di carta. Ma ragazzi, la serie della casa di carta si sta per interrompere perché oggi avremo un episodio abbastanza speciale che comunque, siccome alcuni di voi mi avete chiesto un po' e anche ve l'avevo detto anche io un po' che avremmo fatto dei flashback, a richiesta voi potete tranquillamente dirmi nei commenti se vorreste dei video particolari. Infatti, il video di oggi, dato che comunque vi ricordo nell'episodio precedente Berlino ha sparato a Tokyo, Rio era stato ferito in uno scontro a fuoco con la polizia. Ragazzi, dentro la zecca di Stato inizia a esserci il vero panico. Ragion per cui vedremo oggi il passato oscuro di Berlino, i suoi segreti e quello che ha fatto. Perché nella serie si accenna a Berlino che lui sia stato un angelo, ma io non credo, perché in questo video, ragazzi, vedremo che cosa ha fatto Berlino prima della rapina alla zecca di Stato. Quindi sedetevi comodi che sta per cominciare lo show. Mi raccomando, un bellissimo mi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticate di seguirmi su Instagram che trovate qui in descrizione, così a fine video vi posso salutare. Quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine, tanto ci mettete 2 minuti a seguire. Bene ragazzi, eccoci qui, benvenuti nell'altro episodio della casa di carta, la casa di papel. Ecco, allora, come vedete siamo ancora nella zecca di Stato, ma siamo in una situazione un po' critica perché qui c'è Nairobi che è salita su, infatti adesso come vedete siamo tutti inuriti. Lì a terra c'è Tokyo che sembra essersi svegliata ma non riesce a muoversi perché l'ho sparata, infatti poi non sa che fare. C'è Rio che sta quasi morendo. Vabbè, qui ci sono anche Denver, Mosca, Oslo e Helsinki, ci sono praticamente tutti. E a parte no, lui sa, mi sa che sta giù ancora a trapanare, non ne sono sicuro. L'operazione sembra essere compromessa, ma Berlino, ragazzi, lo vedo un po' sulle sue e non sta pensando a quello che ha fatto. Ma penso che dopo aver ferito a Tokyo stia ritornando a pensare al suo passato. Già, perché come avevo appunto detto, questo video, ragazzi, mentre loro parlano, sarà incentrato sul passato di Berlino. Perché mentre Nairobi sta dicendo che lo spara, che ha messo in pericolo tutta l'operazione, Berlino dentro di sé sta ricordando il suo passato, che non sappiamo e che adesso vedremo. Vuoi farmi incazzare anche tu, Nairobi, per caso? Non lo so, ma non stavo vedendo il suo passato, infatti. What the fuck? Come vedete, penso che stiamo impersonificando Berlino in un tempo e in un luogo indeterminato, anche se guardando bene il luogo, penso sia Los Santos. Non si può dire lo stesso per queste persone, dato che non ho mai visto questi volti e non so minimamente chi siano. In caso, ragazzi, scendiamo dall'auto, anche perché da quello che forse penso di aver capito, ora chiediamo bene a uno dei due, cerchiamo di capire dove stiamo andando e cosa dobbiamo fare, perché proprio qui a destra, a sinistra, nella minimappa vedo un segnalino. Proviamo a chiedere, vediamo cosa stiamo facendo. Allora, vediamo cosa dicono. Allora, ragazzi, da quello che è emerso parlando con questo qui, a quanto pare sono soci e stanno lavorando sull'anticontraffazione delle banconote. Attenzione, ragazzi, scorgono dei minimi particolari già. Perché, oddio, dove esce questa valigia? Perché Berlino penso si sia alleato con questi qui per quanto riguarda l'anticontraffazione degli euro. Tuttavia, questo prevede anche la consegna a qualcuno, di cui ancora non abbiamo ben capito dove si stanno dirigendo. Quindi cerchiamo di capire un attimino dov'è. Oh mio Dio, ragazzi, cosa? Cosa? Non ci credo, ragazzi, sono Trevor Michael Franklin e vabbè, quello lì a destra, per chi ancora non lo sapesse, è il fratello di Franklin. Oh santa miseria. Ragazzi, stento a crederci che Berlino è entrato in contatto con Michael Franklin e Trevor per quanto riguarda l'anticontraffazione degli euro, quindi delle banconote. E allora non so bene cosa siamo venuti a fare qui, forse hanno un affare insieme, ora cerchiamo di capire cosa succede. Allora vediamo, non possono pagarci, nel senso che loro ci danno soldi veri e noi diamo quelli contraffatti, ma ovviamente molto molto meno, perché questi saranno sicuramente qualche milione e loro ci daranno qualche mezzo e qualcosa. Allora, forse qui non è chiaro. Mi sono fatto un mazzo così e tu adesso mi devi dare i miei soldi.
No, allora, forse qui non ci siamo. Non ci siamo capiti qui. Oddio! Oddio, sta la sparatoria! Spara! Oddio, ragazzi, oddio! Scappa per Lino, scappa! Oddio, era una trappola, ragazzi! Guardate quanti segnalini rossi! Oddio, nasconditi per Lino, nasconditi! Oh mamma, ragazzi! Era una trappola! Oddio, ragazzi, siamo finiti in una sparatoria di una gang, non ci ho capito niente. Non so se era una trappola per tutti, se sono poliziotti, ma ho visto anche tipo Franklin, Michael e Trevor che si sono trovati. Ma non stanno sparando a noi. Ragazzi, non ci sto capendo niente, sono poliziotti, se rivalità tra gang, se semplicemente è una cosa che volevano loro i soldi. Oh mamma. Intanto penso che abbiamo perso John. John era l'altro ragazzo. Hai immaginato che Berlino stava per collaborare con Michael, Franklin e Trevor e poi sarebbe andato tutto male. Oh mio Dio, ragazzi, vi giuro, sono stupito quanto voi. Veramente sono stupito quanto voi. Berlino sta parlando con un tipo, con una collana che magari basterà più di 20 dollari o qualcosa del genere. E siamo in una specie di magazzino pieno di scatole. Non vorrei fosse capitato in un'altra cosa di gang. In ogni caso non so bene cosa stiano parlando. Stanno parlando di consegne, di tempi. Ed è incazzato perché dice che siamo in ritardo. Non ho idea di cosa sta parlando. E dice di andare. Ok, allora, non ho ben capito dove ci troviamo. Non so in che voi o Berlino si sarà cacciato questa volta. Sì, scusate signori, scusate per il ritardo. Ho avuto un contrattempo con un altro cliente. Allora, io non sto capendo bene, ragazzi, ma da quello che sembra Berlino si sia trovato un lavoro onesto in fabbrica, come una persona normale. Bene, ora passando alle cose serie, Berlino sta cercando di comunicare con loro. Però due sono coreani e due sono, penso, canadesi. Non riesce a comunicare bene. Comunque, prego, seguitemi signori, seguitemi. Vi faccio vedere la fabbrica di cui potreste acquistare il 20-30%, buon parte, una buona parte. Allora, qui è dove impacchettiamo tutto. Oddio, allora, lavoro serio, due paio di scatole, ragazzi. Perché, a quanto sembra, Berlino usa una fonderia, la fonderia di Los Santos, come copertura per la droga. Infatti guardate quanti pacchi di droga se ci sono, ragazzi, che tra l'altro vengono imbustati in giocattoli. Ci sono tutte le coperture dei giocattoli per farle passare in frontiera e farle andare anche oltre Los Santos. State guardando? Spero di sì. Quindi volevo dirvi, qui questa è la nostra fabbrica dove è che usiamo appunto come copertura, li inseriamo nei giocattoli. Prego, seguitemi. Quindi, ragazzi, Berlino usava una fabbrica per spacciare cocaina e droga in generale e cercare, guardate quanti pacchi, e cercare in qualche modo di fare altre attività illegali. E niente, questo è tutto. Qui ci sono altri pacchi, quindi mi state ascoltando? Spero che comunque stiate vedendo. Vabbè, sì, fate il giro, vedete pure come, dove volete, basta che, insomma, guardate che alla fine abbiamo tutto quello che serve. Ok, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Sono spuntate le tre stelle. Siete stati voi? Lo sapevo che uno di voi era il traditore. Ah, no. Aspettate, ragazzi, c'era solo uno che mi dava sospetti. Ed era lui. È lui il traditore. Esci la pistola, esci con la pistola. È lui il traditore. È lui, ci ha tradito. Devi morire. Ecco, abbiamo fatto scappare gli impiegati. Perfetto, direi. Ah no, lui è rimasto ancora lì. Fai il tuo lavoro, mi raccomando, fai il tuo lavoro. Ragazzi, a quanto pare questo qui ci ha tradito ed era un infiltrato della polizia. Ok, fatto sta che sta arrivando la polizia. Quindi ora siamo veramente nei guai e dobbiamo cercare di... Ragazzi, qualcuno ha fatto la spia e meno male che abbiamo ucciso la talpa. La polizia non ha tardato per niente ad arrivare. Siamo qui appunto a cercare di... Ecco, ma questa volta, ragazzi, Berlino, non credo che riuscirai a uscirne vivo. Se con Michael e Franklin ce l'ha fatta... Beh, ragazzi, se Berlino è ancora vivo vuol dire che sarà uscito anche da questa situazione. Ok, mi è venuta un'idea. Forse possiamo far passare loro come proprietari e noi possiamo scappare. Fatto sta, ragazzi, che comunque stanno arrivando tantissimi poliziotti, perché questa era una grande operazione, anzi io direi grandissima, tant'è che siamo arrivati addirittura a 4 stelle, non so se lo vedete. Ragazzi, sparate! Allora, non c'è molta alternativa, comunque di scappare dovremmo... Oddio, sta esplodendo tutto, vi ricordo che siamo appunto in una fonderia. Via, ragazzi, abbiamo lasciato i soci a prendersi i colpi, ma attenzione, c'è un elicottero, corri Berlino, non abbiamo tempo! Puttati, madonna! Oddio, ragazzi, vi giuro, se riusciamo a uscire vivi da qua, beh, sicuramente usciamo vivi perché si è fatto a casa di carta e siamo usciti vivi. Oddio, Berlino, sei un cane, ha lasciato i soci lì e ora farà perdere sicuramente le sue tracce. Ok, cerchiamo di nasconderci. Berlino, buttati qui dentro, puoi nasconderti dentro il treno. Buttati dentro. Bravo.
Ragazzi, è passata una buona mezz'oretta, Verino è ancora nascosto qui dentro. Ragazzi, non ci credo. Sono sparite le quattro stelle. Dovremmo allontanarci come se niente fosse, sperando che nessuno ci abbia visto in faccia. Corri, 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 corri. E anche questa, ragazzi, Berlino è riuscito a spuntarla. Non ci credo, dal traffico di banconote false alla droga nei giocattoli. Mamma mia, non ci credo. Interrompiamo il video, o meglio, quello che stiamo vedendo è il passato di Berlino, perché Nairobi e Denver si sono schierati contro di noi. E dato che Rio è praticamente svenuto e anche Tokyo è praticamente accasciata a terra, e la polizia, ragazzi, ci sta davvero pressando, ci stanno praticamente obbligando a far entrare un medico, che sicuramente non sarà un medico ma un poliziotto. E quindi, ragazzi, la situazione sta facendo veramente complicata, e questo dovrete decidere voi come andrà avanti nei commenti. Quindi, se devono morire oppure no. Ragione per cui, ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bellissimo mi piace per il supporto, così mettete tanti mi piace, arriveranno anche i prossimi video della Casa di Carta. Iscrivetevi al canale, così non perdete nessun video, né di Ronaldo Junior, né della Casa di Carta, né di Fortnite, né di niente. E come promesso, saluto gli ultimi di voi su Instagram. Voglio salutare Cristiano Ronaldo 04112, Fele G, Leonardo Fattorini, Gabi Franca 29 e Lombardo Andrea 2005. Questi sono i 5 bomberi di oggi che abbiamo salutato. Quindi, ragazzi, se anche voi avete salutato da Berlino e da tutti i ragazzi della Casa di Carta, e mi raccomando, seguitemi su Instagram che trovate qui in descrizione. Quindi, ragazzi, passateci 2 secondi, così non vi perdete manco tutti gli outfit che posto su Instagram. Per questo video è tutto dalla Casa di Carta, grazie per essere stati con me anche quest'oggi. Non si sa come andrà a finire. Commentate per favore e ditemi che cosa facciamo adesso. Per questo video è tutto, qua è Megozzo e ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao.